Ma no, quella scaletta! La metta giù, la mettiamo via, è questa la scaletta, va bene, eccola qua, deve leggere qua, non deve fare altro, la spostiamo questa. Bene, allora, loro abitano a Verona, ma lui è di Trieste, la mamma armena, però lo zio di lei insomma un casino. Provi a presentare Tobina. Provi lei, Tobina, provi. Tobina, okay. Tobina. Tobuccia. È troppo difficile. Va bene, dai, va bene, lasciamo perdere. Ma questa è presa dall'agenzia o la mutua? Alla mutua, cioè la mutua. Allora, Anna Maria Marcato e Diego Carli! Salve. Ciao. Comodi, eh? Non ci sono uomini. Non è che non ci sono uomini così per dire, non ce n'è proprio. Io definirei gli uomini come la lettera Q, un enorme zero con una piccola coda. Una donna arrivata a 35 anni, se ancora non si è trovata un uomo, è finita. Non c'è più niente da fare, chiuso. Non volevo restare sola come un calzino spaiato. E allora cosa ho fatto? Mi sono presa questa merda qua. Ciao, sono la merda, ciao, sono io, ciao. Ciao. Lui non fa niente di niente. Non faccio niente, non ho niente. Lui tutto il giorno gioca col telefonino. C'ho Tetris. È irritante. Mi rilassa. Sul divano. Dell'Ikea. Una volta era un bel divano. L'ha montato lei, mica io. Poi ha preso la sua forma. Di merda. Una merda. Ma tanto il merda su merda non si vede, fa pandan. Una volta almeno avevo un lavoro. Eh sì, adesso sono disoccupato. 3 anni a casa e senza un giorno di ferie. Almeno ne cercasse uno. Ragazzi, sono cercati, guarda qua. Azienda top leader del know-how, del merchandising, del product marketing placement. Cerca madrelingua inglese per capire che cazzo sta facendo. No, ma per capire veramente bene, bisognerebbe vedere la sua biancheria intima. Ce l'ho anch'io, certo. No, non si cura. No. Non si compra mai niente. C'è le carrozziere con i buchi così. Passa l'aria. Ma vogliamo parlare delle mutande? Le mutande sono sempre le stesse da 20 anni, rotte e stralotte. Vedessi le balle che c'ho dentro. Poi non parla. No, non parla. Non parla, no. E una donna, se un uomo non parla, si deprime. In casa non c'è dialogo, non c'è signora, dialogo. Mi capisce? Non c'è dialogo. Capisce? Non c'è dialogo. Allora una donna sta male, si deprime. Io sto così male che quasi quasi mi butto dalla finestra. Già che ci sei, porta giù anche il cane. E quando parla, attenzione, dice solo stronzate. Stronzate. Sono così stanca che se dice una parola, una sola, sparisco, non mi vede più. Abracadabra. L'intimità. E l'intimità è importante. Se quella parte funziona, una donna è disposta anche a passare sopra tante cose. Proprio sorvola. Sorvola. Proprio si getta. Non c'è. Bypassa. Bypassa, passa. Sì, però sì. Io a letto con lui non sento niente. Impossibile. Russo come un trattore. Io ho anche comprato il Kama Sutra, no? Giusto per prendere, no? Qualche spunto, figuriamoci, niente. No. Pagina 27, posizione capretta sul dirupo. Non ho sentito niente. Cazzo, ero ancora a valle, un attimo. Allora una cosa fa? Cosa può fare? Cosa può fare una? Si attacca ai ricordi. Tutto che la canna del gas. 10 anni fa, io mi ricordo bene, eravamo felici. Sì, non ci conoscevamo neanche. Bene, come sia successo? Come sia successo? Proprio non so perché. Non sa perché. Non si sa come sia stato. Tato. Sono rimasta incinta. È rimasta incinta. Io ero felicissima. Felice. E lui? Felice. Felice. Allora, tutta felice gli ho chiesto, ma tu? Tu cosa vorresti che sia? Il 1° aprile. Ma
Il marito di mia sorella sì che è un uomo. È un uomo. Il marito di mia sorella ama mia sorella. Ama. E di lei dice sempre: mia moglie è un angelo. Un angelo. Ah, quell'angelo di mia moglie. Angelo. Mia moglie è veramente un angelo. Lui di me questa cosa non l'ha detta mai. Cazzo, sei ancora viva. Allora io, per favore, chiedo se qui questa sera c'è qualcuna che come me è arrivata a 35 anni e ancora non si è trovata un uomo. Se è di bocca buona e tanto le fa tanto, mi faccia un favore personale, si porti a casa questa merda qua. Eccomi. In allegato c'è anche il divano. Aspetta, aspetta un attimo, c'è un messaggio. La mamma. Ciao merda, come stai? Mamma, ti voglio bene. Erano Anna Maria Marcato e Diego Carli. Inarrivabili. Un applauso.